Amici di Meta, buongiorno, volevo farvi vedere dopo 125.000 tagli come vanno queste forbici. Vediamolo insieme. Partiamo dal presupposto che vi ho fatto la recensione di queste cesoie e troverete il link, il video sul mio canale un po' di tempo fa, forse un annetto fa. Nel frattempo hanno lavorato parecchio, in effetti adesso le accendiamo, dopo, adesso, no, 125.000 tagli. Non so se metta a fuoco. Ok, quindi comunque hanno lavorato parecchio. Allora, la lama la dovrò affilare e ci sono dei prodotti apposta, ok? Questo che vedete qui è la copertura, ci ho messo un po' di nastro isolante perché praticamente si è aperta in due, quindi insomma un po' per chiudere tutto e qui dentro ci sono dei fili. Allora, la batteria dichiarava 3-4 ore, dunque dopo tutto questo tempo, che comunque ragazzi l'abbiamo usata parecchio, ho un'altra batteria e se faccio un'oretta ancora per batteria, direi che comunque l'autonomia ancora c'è. Poi comunque per i fattori di manutenzione andrebbe limata la lama. Andrebbe smontato qui dentro, ci si mette un prodotto, adesso non ricordo se era spray o grasso, è un prodotto apposta che comunque anche la Bluebeard dovrebbe vendere. Smonta, si puliscono gli ingranaggi, si ingrassano, poi casomai lo vediamo insieme, faccio anche un altro video. E soprattutto, vedete questo gioco? Questo gioco tranquillo che si può stringere, si apre qui dentro, si svita un ingranaggio dei due e poi si stringe tutto, quindi anche questo è da fare e lo facciamo insieme, così anche vedete anche come si fa. Il modello era 2223 ed è rimasto 2223, un modello economico, e a parte questo ho tolto il taglio progressivo per un semplice fatto di velocità, sono un po' più veloci. Si possono mettere degli accessori, una prolunga con il segaccio, in effetti poi penso che comunque li comprerò anche perché è una cesoia che mi ha dato tante soddisfazioni. Ci sono cesoie a batteria, forbici a batteria che tagliano dei rami più grandi, hanno anche altre cose in più, ma per il prezzo che comunque queste costano vanno benissimo. Quindi il succo del video qual è? Dopo 125.000 tagli, quasi 126.000, le cesoie funzionano ancora bene e se ne fate un uso hobbistico o comunque le usate raramente, ma prendetele perché ne valgono davvero la spesa. Se volete qualcosa più, ci sono altri modelli o altrimenti potete acquistare queste più un altro modello professionale, ok?